be educated, but I'm so frustrated. Oggi abbiamo visitato la rotonda Diaz che si trova a via Caracciolo, abbiamo affittato il risciò e ora le bimbe stanno un po' sulla sabbia. Barbara, hai trovato la sabbia bagnata scavando? Veramente questa c'era. C'era mezza fatta. È pieno di gabbiani perché là ci sono i pescatori che vendono il pesce. E tutto quello che buttano, gli scarti, se li mangiano i gabbiani. È quasi completato? Mi serve solo una mano. Ti può dare una mano pure l'aria? A riempirlo di nuovo? No! Sì, un po' di sabbia asciutta così tutto si solidifica. Allora, dobbiamo raccontarvi un attimo cosa è successo. Mi hanno fatto vedere addosso un cane. C'è un cane portato libero dal padrone senza il guinzaglio alla rotonda Diaz. Praticamente si è avvicinato, ha fatto pipì addosso alla bimba. Il padrone, anziché chiedere scusa, si è messo a ridere. È normale? Secondo te, Barbara? Non è normale. Ti piace? Ilaria, ti piace? Sì. Sì. Siamo sul risciò. Guarda, aspetta. Amore, sì, amore. Vabbè, torniamo indietro. Ora siamo passati per la villa comunale, che andiamo a vedere? L'acquario. L'acquario. Sei contenta, Chiara? No. Sì. Ci siamo già andati una volta, però era tanto tempo fa. Tanto tempo fa, sì. Infatti vi invito a vedere l'altro vlog sull'acquario di Napoli, perché è più completo, questo sarà un po' più ristretto. Questi sono i gamberetti. Le stelle marine sono queste qua. Stanno muovendo. Sì, questa è una varietà di pianta animale. Capelli di Venere, sarebbero questi qua. Queste sono tutte le varietà che si trovano in questa vasca. Vediamo se trovo questa. Cosa vuoi cercare, questo qua? Eccolo! Sì, è quello, sì. È questo qua. Ho preso una cosa da grandi e una cosa da bimbi. Cotoletta. Sono buoni? Sì. C'era un po' troppo olio.